benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Anche quest'anno, come quasi sempre accade, il GF VIP ha visto nascere delle coppie, tra cui quella formata da Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi. Oramai, fuori dalla casa, dopo essere stata eliminata, la ex Geffina ha di recente commentato un particolare gesto compiuto dal suo fidanzato. Scopriamo insieme di che cosa si tratta. Fin dalle prime settimane di permanenza all'interno della casa del grande fratello VIP, Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi hanno subito dimostrato di avere una forte complicità. Con il passare del tempo, hanno iniziato a conoscersi e a piacersi sempre di più, cosa che li ha spinti a prendere la decisione di intraprendere una storia d'amore. Non è stato facile, e gli alti e bassi non sono di certo mancati, ma nonostante tutto, i due ex vipponi sono sempre rimasti insieme e, ad oggi, sembrano essere più uniti che mai. Due settimane fa, infatti, Antonella è stata eliminata, e nonostante non abbia potuto continuare a giocare fino alla fine, ha comunque ottenuto la sua vittoria, poter finalmente riabbracciare il suo Edoardo. Una volta riunitisi, i fidanzati hanno sicuramente avuto modo di chiarire alcune delle faccende che all'interno della casa erano rimaste in sospeso. Nel corso di un'intervista da lei rilasciata, inoltre, Antonella è intervenuta riguardo a un gesto compiuto da Edoardo. Ecco quali sono state le sue parole. GF VIP, Antonella Fiordelisi parla dell'atteggiamento di Edoardo Donna Maria fuori dalla casa. Quella che i Geffini vivono all'interno della casa del GF VIP è una realtà a sé stante che, ovviamente, niente ha a che vedere con la cosiddetta vita reale. Le coppie che nascono nei reality hanno sempre la paura di non riuscire a trovare il loro equilibrio una volta fuori. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria, invece, sembrano aver trovato stabilità e serenità. Come stanno vivendo il loro amore, ad oggi, i due ex vipponi? A rivelarlo, ospite di casa chi, ci ha pensato proprio la Fiordelisi, fuori si sta benissimo, meglio che dentro. Non abbiamo persone che danno fastidio. Siamo incollati da una settimana, tra Milano e Roma non ci siamo mai separati. Poi, l'influencer si è soffermata nuovamente sul rapporto tra Nicole Muggia ed Edoardo, riversando particolare attenzione sulla scelta di Donna Maria di non rispondere ai messaggi inviatigli dall'attrice. Nella casa gli avevo detto che ero stata male e che non sapevo se sarei tornata con lui. Ci trovavamo in capanna, e mi promise che qualsiasi cosa sarebbe accaduta non mi avrebbe fatto più male, e che non avrebbe avuto nulla più a che fare con queste persone. Non gliel'ho chiesto io. Infine, Antonella ha parlato delle amicizie e inimicizie createsi all'interno della casa, e del punto di vista che hanno a tale riguardo sia lei sia Edoardo. Il GF era un gioco fino a un certo punto, le simpatie e le antipatie sono vere. Certe persone godevano nel vedermi stare male e non voglio averle vicine. Edoardo è diverso da me, si fida di più degli amici. Alcune amiche hanno già dimostrato il contrario. Ad altri, come Tavassi, tiene tanto. Credo chiariranno. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.